Caldoro, quando governò positivamente. Quindi se quello sarà il nome fatto, io non avrei alcunché da eccepire, evidentemente. Non sono io che do patenti di capacità o incapacità. Il nome del candidato presidente in Calabria come in campagna, l'onore e l'onere non spetta a me direttamente, perché laddove spetta a me direttamente la partita è già in corso da tempo. Contiamo che la squadra, siccome si vince come squadra, trovi l'accordo il prima possibile. Io, se le persone sono pulite, positive e desiderose di far bene, non dico mai di no a nessuno. Quindi Caldoro ha governato, per me potrebbe tranquillamente tornare a governare. Non entro nelle dinamiche interne di altri partiti, per ovvi ed evidenti motivi. Il mio obiettivo è che la Lega sia il primo movimento politico in Regione Campania, anche perché anche qua non abbiamo mai eletto un consigliere regionale nella storia della Campania. Mi piacerebbe entrarci con donne e uomini competenti e mi piacerebbe, ovviamente questo non lo dico io in base a quello che mi chiedono quando vengo a Napoli in Campania. Mi piacerebbe che fossero donne e uomini della Lega a occuparsi della gestione dei rifiuti, perché qua è il disastro, e all'incapacità si somma la connivenza, evidentemente. Non ho io il titolo di dare patenti di bravura o di bocciatura. Semplicemente in Calabria ho fatto una riflessione ad alta voce da calabrese. Un sindaco che può essere il più bravo del mondo, una persona che può essere la più brava del mondo, il cui comune però è stato dichiarato in dissesto per molti anni dalla Corte dei Conti per decine di milioni di euro, diciamo che non è il miglior biglietto da visita per chi vuole amministrare una regione. Da questo punto di vista mi sembra che Caldoro, quando governò, governò positivamente. Quindi se quello sarà il nome fatto, io non avrei alcunché da eccepire, evidentemente. Non sono io che do patenti di capacità o incapacità. De Luca, figurati, ho scoperto che ieri io mangio i würstel nel latte. Ho letto che secondo De Luca io faccio colazione cuciando i würstel nel latte. Non ho mai avuto il piacere di fare colazione con De Luca. Il würstel lo mangio nel panino e nel latte ci cucio i biscotti. Però se questa è l'altra argomentazione politica di una persona che è simpatica, però non basta essere simpatici per governare una terra come la Campania. Cioè con la simpatia la monnezza dalla strada non la togli. E le aree degradate non le riqualifichi, quindi se ci vogliamo vedere a colazione con i biscotti nel latte, lo faccio più che volentieri. Io non ho mai negato un dialogo con nessuno, figurarsi, ripeto, è uomo simpatico, di De Magistris non si può dire neanche quello, però sono secondo me entrambi incapaci di amministrare. E poi in democrazia decidono i campani, quindi se De Luca è così baldanzoso, andrà tranquillo al confronto elettorale della primavera, se la voglia di cambiamento, stando a quello che si sente in giro e stando a tutti i sondaggi, è ampia, vuol dire che ai campani non bastano le battute o le imitazioni di Crozza, evidentemente.